parlare praticamente, no, di alcune borse di studio che l'AVIS dà, concede a degli studenti che hanno dei territori di presenza. Allora, buongiorno a tutti, io sono Sebastiano Paglialunga, presidente dell'AVIS di Comunale di Fabriano. Ringrazio innanzitutto la direttrice didattica, i professori e quanti hanno permesso questa manifestazione. Faccio le più vive congratulazioni ai due studenti che hanno preso la borsa di studio dell'AVIS, e sono Daniele Barbaresi, che prego se spero di venire qui, e Federico Balduccio, se ci sono. Poi faccio tutte le mie più vive congratulazioni ai ragazzi che quest'anno hanno raggiunto la maturità. L'AVIS è un'associazione di donatori di sangue, e Fabriano è una delle sezioni comunali più importanti delle Marche, che hanno la funzione di promuovere e ricercare donatori di sangue. Per inciso, se voi trovate negli aeroporti la scritta AVIS, non sono donatori di sangue, ma sono quelli che affittano le macchine. Ci faranno un po' di pubblicità, ma sappiate che non siamo noi quelli. Altra cosa da dire è che bene o male in Italia si è raggiunta la maturità per quello che riguarda i donatori, nel senso che sono molto responsabili, e anche l'autosufficienza, nel senso che il sangue adesso diciamo che non ci sono grosse problematiche per trovarlo. L'importante è che comunque l'esercito, perché io lo chiamo così, di questi donatori venga continuamente cambiato, perché a 65 anni poi non si può più donare. Si può donare da 18 anni, insomma, basta avere un buona salute e soprattutto pesare più di 50 kg. Un'altra problematica di questi ultimi anni è che con l'avvento degli immigrati fuori dell'Europa ci si è trovati il problema di sangue raro, o perlomeno non compatibile con quello europeo. Per questo, e questa è la prima volta che lo dico, invito gli immigrati a presentarsi, o perlomeno dare la loro disponibilità per diventare donatori. È una cosa importante. Ultimo argomento, donare sangue fa bene alla salute, ma non è solo uno slogan, perché in effetti tutti i donatori vengono sottoposti a dei controlli infettivologici, di salute, eccetera, per cui devono essere perfettamente a posto. E è un check-up più o meno annuale, gratuito, che di questi tempi non fa male. Io concludo la discussione dicendo, anzi invitandovi, se volete, qualcuno, non tutti perché tanto capisco che non tutti sono intenzionati, comunque la maggior parte delle persone che vogliono venire in serie, noi siamo in via Magnani 43, per vedere come funziona l'AVIS e soprattutto se volete diventare donatori, noi siamo ben felici. Concludo augurandovi a tutti quanti un buon Natale e un felice anno nuovo, con la speranza di ritrovarci qui anche l'anno prossimo a dare altre cose di studio. Auguri a tutti.
allora ritirano le borse di studio, Barbarese. E Federico Baltuccio è S35, grande nuotatore, ricordiamo che questo è atleta, atleta di nuoto. Bene.